Lavoro sui circuiti alternato a smorzare games 3 contro 3, è un'esercitazione combinata e integrata che unisce una parte di lavori diciamo a secco, dove si lavora su circuiti prevalentemente di forza, quindi per sviluppare le componenti neuromuscolari, e invece nel campo dello spazio adiacente si lavora con uno small size games 3 contro 3 più i portieri per mantenere alta intensità e poi andare appunto a compensare il lavoro fatto sui circuiti di forza. Come vediamo dal disegno, abbiamo due gruppi di giocatori, entrambi composti da sei calciatori, appunto, quindi un gruppo blu e un gruppo rosso che si dividono il lavoro. Nella parte sinistra abbiamo dei circuiti. In particolare ci sono degli ostacoli, degli sprint con cambi di direzione, dei balzi all'interno dei cerchi, e un altro degli sprint invece, diciamo, dove si gira intorno, quindi con cambi di direzione diversi rispetto ai precedenti. Vediamo nello specifico. Allora, nel gruppo, nella zona dove andiamo a evidenziare appunto nella zona dove ci sono i circuiti, i due gruppi di giocatori blu e rossi effettuano in modo alternato, quindi praticamente girano appunto, i circuiti. Nell'esempio, i giocatori rossi qua fanno dei balzi, contemporaneamente i giocatori blu qua fanno dei cambi di direzione, gli sprint con cambi di direzione su questi conetti, l'altro giocatore rosso effettua dei balzi sui cerchi e l'altro giocatore blu effettua dei cambi di direzione su questo, diciamo, percorso. La tempistica e le quantità chiaramente è variabile. Ipotizziamo di fare due serie per ogni gesto e poi ruotare, quindi due balzi, due cambi di direzione, due balzi sui cerchi, due di questo qua in cima, e poi dopo praticamente ruotano nella stazione. Contemporaneamente, in questo campo invece si va a effettuare un 3 contro 3 ad altissima intensità, dove qua è fondamentale che ogni volta che la palla viene mandata fuori si ributta subito dentro. Pressione continua, uomo contro uomo, obiettivo tiro in porta e andare a fortissimo, diciamo, sempre ad alta intensità per numero di minuti, insomma, per un tempo chiaramente abbastanza ristretto. Quindi le due esercitazioni vengono svolte in contemporanea, dopo un tempo predefinito, i due gruppi cambiano, si alternano, quindi il gruppo che ha fatto lo Small Size Games va ad effettuare tutti i circuiti, mentre il gruppo che ha fatto i circuiti va a fare lo Small Size Games. Tutto di fila per un numero, diciamo, variabile di ripetizioni a discrezione della categoria, chiaramente la categoria, dal giorno di lavoro, insomma, tutte le variabili che incidono poi sul volume e sulla quantità di lavoro che vogliamo fare. È interessante che comunque riusciamo ad ottimizzare i tempi, riusciamo a lavorare in modo divertente sulle componenti appunto neuromuscolari e sull'alta intensità, appunto attraverso una partita nello stretto dove è richiesta pressione continua, giocate veloci e sempre accorciare sull'avversario, sempre andare forte e ricercare la finalizzazione il prima possibile. Chiaramente una esercitazione da inserire all'interno del microciclo settimanale, in genere a metà settimana, intorno al mercoledì, se ci alleniamo appunto in quella giornata. Bene, io vado a condividere lo schermo perché voglio far vedere appunto dove si trova l'esercitazione. Eccoci qua, siamo all'interno di allenatore.net, siamo all'interno della sezione esercizi e si trova proprio nella sezione. Anche in questo caso l'esercizio è stato inserito settimana scorsa. Eccolo qua, lo trovate nella prima pagina che è riservata, è libera per tutti. Poi nella terza pagina poi è riservata solamente agli abbonati. Andate a vedere allenatore.net perché trovate oltre a questi esercizi tantissimi contributi e tantissimi approfondimenti per implementare sempre il vostro metodo. Interrompiamo la condivisione e io vi ringrazio, vi do appuntamento al
prossimo video, sempre con Aleatore.net. Vi ricordo sempre però di mettere i mi piace su Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, di seguirci perché ogni settimana mettiamo esercizi nuovi. Vi invito quindi poi ad andare anche a cliccare sulla campanella, almeno vi arriva la notifica, in modo che possiate seguirci con costanza e mettendo mi piace poi aumentiamo il numero di persone, insomma, di seguaci che ci seguono. Bene, vi do appuntamento al prossimo video, sempre con un nuovo esercizio di Aleatore.net. Alla prossima!